Ciao a tutti e benvenuti ad Aquileia. Oggi sono qua in bicicletta e in compagnia del mio Mavic Mini. Terza giornata di riprese su siti archeologici e siti della soprintendenza. Se vi interessa scoprire come volare in tranquillità e senza pensieri su queste aree, sui parchi archeologici, seguite questo video e vi racconto come ho fatto con il caso e l'esempio di Aquileia. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Se siete arrivati qui è perché anche voi avete avuto il piacere o l'esigenza di volare con il vostro drone su un'area archeologica e cercando in rete avrete trovato molte informazioni, o meglio molto dibattito, relativamente al volo sui parchi naturali ma poco o nulla sui parchi archeologici. Vi racconto quindi la mia esperienza assolutamente positiva di volo nella bellissima area archeologica di Aquileia e anche poi di Zuglio in Carnia. Un'esperienza di tipo hobbistico amatoriale, ma le cui informazioni vi saranno sicuramente utili anche per un eventuale uso professionale. Partiamo dall'inizio. Come probabilmente sapete, il primo passo da compiere quando si vuole volare su una nuova zona è quello di controllare su D-Flight le regole dell'area per quel territorio. Nonostante qualche presunto esperto in rete dica diversamente, D-Flight è il portale principale di riferimento per chi vola e qua noi piloti di droni possiamo e dobbiamo trovare tutte le informazioni utili al volo. Quindi, consultando D-Flight relativamente alla zona di Aquileia, vediamo che abbiamo una zona gialla con vincolo di altezza a 45 metri dovuto alla presenza in zona dell'aeroporto civile di Ronchi Reggio Lari. A parte questo vincolo di altezza, il volo è permesso. A questo punto un pilota potrebbe pensare di non avere altri doveri da assolvere e in effetti io stesso avevo così inteso all'inizio. Ma c'è un elemento in più da considerare. Cosa fa normalmente il pilota di droni quando vola? Beh, oltre all'indubbio piacere del volo in sé, credo che tutti noi quando voliamo anche filmiamo o fotografiamo. E questo è il punto. Infatti è necessario chiedere un'autorizzazione per filmare e soprattutto per l'eventuale divulgazione pubblica delle immagini girate su aree archeologiche, in quanto sono beni demaniali gestiti dallo Stato e nello specifico gestiti dalla soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, come ente del Ministero dei Beni Culturali. Qui infatti c'è il nodo della questione. Non è interdetto il volo. Io non chiedo autorizzazione al volo. Io devo chiedere autorizzazione per filmare e per divulgare quello che ho filmato. Serve quindi contattare, nel caso del Friuli Venezia Giulia, la soprintendenza e farsi dare un apposito modulo, che appunto è un modulo che concede di filmare e non accenna al volo in sé. Questo modulo, andando a vederlo, parla nello specifico di filmati, usa anche un linguaggio non proprio aggiornatissimo, perché nella terminologia troviamo per esempio citata la videocassetta, il nastro o comunque non sono minimamente menzionati tutti gli strumenti in rete come YouTube per la diffusione oggigiorno di materiale video. Il modulo anche specifica che l'autorizzazione va chiesta sia per uso privato, cioè se filmo e tengo per me i video, sia se ho come scopo la pubblica diffusione del prodotto. In questo secondo caso devo specificare se lo faccio a titolo personale e amatoriale oppure se si tratta di opera professionale, come potrebbe essere per esempio un documentarista per un canale televisivo. Con la soprintendenza ho avuto inizialmente contatti via mail, poi sono stati loro stessi a chiamarmi al telefono per chiarire tutti gli aspetti del documento. Mi hanno chiamato con veramente molta cortesia, disponibilità e professionalità e posso dire che sia stato un vero piacere potermi relazionare con loro. Nel dialogo al telefono ho potuto chiarire ogni aspetto del video che volevo fare, cioè che la sua era una finalità didattica nel mio ruolo di professore di arte e che la diffusione sarebbe avvenuta tramite il mio canale YouTube.
Alla fine, l'aspetto per loro più importante è che al momento della diffusione pubblica del materiale filmato vi sia una autorizzazione concessa. Una volta compilato il modulo, vi è anche un secondo modulo da compilare, cui andranno apposte due marche da bollo. Per scopo amatoriale, due marche da bollo da 16 euro. E il tutto va inviato via PEC o via raccomandata alla soprintendenza, nel caso del Friuli Venezia Giulia, a Trieste. Nel modulo principale andiamo a indicare quali, tra le aree soggette alla soprintendenza, andiamo a filmare, e quindi una unica richiesta può comprendere anche diverse aree archeologiche. Nel mio caso ho inserito per esempio anche il foro romano di Zuglio in Carnia. Vanno quindi indicate le date e gli orari delle riprese, ma nel mio caso ho semplicemente indicato un periodo generico, che andava da maggio a ottobre di quest'anno 2022. I tempi di concessione non sono brevi, infatti, complice probabilmente anche l'estate e le ferie nel mezzo, per una richiesta inoltrata a fine maggio l'autorizzazione è arrivata solo a fine settembre e ho quindi potuto girare nel mese di ottobre alla fine, e qualcosa farò ancora adesso a novembre. Ecco il documento arrivato via PEC dalla soprintendenza, nel quale sottolineano che la concessione avviene anche perché i fini del mio lavoro sono in linea con gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle aree archeologiche, che sono uno dei fini dell'ente stesso. Una motivazione assolutamente condivisibile e sulla quale contavo, in quanto lo scopo dei miei video su Aquileia è proprio di tipo didattico, divulgativo e di valorizzazione di questo stupendo bene artistico del nostro territorio. Unica richiesta che giustamente viene posta alla concessione, quindi di riportare nel video una dicitura che specifichi l'autorizzazione concessa e la non riproducibilità da parte di terzi del materiale video. Oltre a richiedere di visionare il video montato prima della sua divulgazione e poterne tenere copie per i loro usi. Da parte mia sarei più che onorato nel caso la soprintendenza volesse usare il mio video per i loro scopi, citandomi ovviamente come autore. Una volta ottenuta l'autorizzazione, per conoscenza si contatta l'ufficio stampa della Fondazione Aquileia, ente che gestisce le aree in oggetto per conto dello Stato, e la si informa delle date nelle quali si intende svolgere i voli. Non avendo, nel nostro caso, necessità di accesso diretto alle aree, dovendo volarci sopra, non sarà necessario accordarsi per un accesso appunto alle aree recintate non aperte al pubblico, come nel caso di Aquileia, il Foro o il Decumano. La soprintendenza in automatico invia la concessione anche agli enti gestori delle aree e mi ha specificato che, nel caso della Basilica Cristiana di Aquileia, questa non ricade tra i beni di loro competenza e quindi di sentire direttamente la fondazione che gestisce la Basilica per comunicare l'intenzione di filmare anche quella zona di Aquileia. Anche in questo caso ho contattato l'ufficio stampa, l'equivalente di un ufficio stampa della Fondazione per la Basilica, e loro, dietro alla concessione già ricevuta dalla soprintendenza, non hanno avuto nessun problema in merito al volo e alla divulgazione di immagini relative alla Basilica. E anche da parte loro, non solo massima disponibilità, cortesia e rapidità delle comunicazioni via mail, ma anche da parte loro l'unica richiesta è quella di essere citati nei ringraziamenti del video, cosa che ho fatto unitamente ai ringraziamenti per la Fondazione Aquileia. Bisogna infatti dire che qua parliamo di aree, io chiedo l'autorizzazione alla soprintendenza se le aree sono statali. Se le aree sono private o a gestione privata, come la Basilica, ovviamente bisogna andare a contattare i proprietari. Chiudo con una riflessione finale, che ho avuto modo di condividere anche con la soprintendenza e la Fondazione Aquileia. Un pilota di droni, ma anche un qualsiasi turista che visita i siti e li filma anche banalmente con uno smartphone, può pubblicare sui social immagini e video assolutamente in buona fede. Ho segnalato che nella cartellonistica dei siti archeologici, andrebbe specificato che la divulgazione delle immagini andrebbe fatta dietro autorizzazione. Ricordo che una volta c'era un'indicazione simile relativa a filmati professionali, scomparsa però nella nuova, peraltro molto bella, cartellonistica dei siti archeologici di Aquileia. In rete troviamo video girati ad Aquileia senza dicitura di autorizzazione, senza ringraziamenti. Io ho preferito fare tutto in regola, per correttezza, per mia serenità e anche perché, come ho già detto,
Se poi il mio materiale video venisse da loro utilizzato, potrebbe per me solo che essere un grande piacere e un contributo anche alla diffusione del mio lavoro. Ultima nota riguardo alle foto. Il modulo di autorizzazione fa specifico riferimento al materiale video e non a materiale fotografico, immaginando per esempio una pubblicazione di foto su Instagram o su altri social. Sotto questo aspetto non c'è quindi un'indicazione chiara e non ho nemmeno approfondito la questione in realtà. Bene, spero che questo video possa contribuire non solo ad una maggiore conoscenza relativamente alla casistica trattata, ma anche ad una ulteriore promozione delle aree archeologiche oggetto dei miei voli. Continuate a seguirmi e buoni voli. Ciao!